Per lei non esiste questa emergenza razzismo, la Kang domani presenterà un piano d'azione triennale. Guarda, io sono entrato l'altro giorno in stazione dei vigili urbani a presentare una denuncia contro un cittadino extracomunitario che brandiva in piazza Garibaldi, in un locale pubblico, dei coltelli minacciando i presenti. E la polizia mi chiedeva di poter testimoniare perché alla fine abbiamo paura di andare a denunciare anche queste cose. Purtroppo accade che magari il mio concittadino, che magari alza il gomito quella sera, viene poi portato il guardiolo e denunciato così a piede libero. Quello che vorremmo è che non venisse data un'impunità a ciò che invece è il rispetto delle regole e convivenza civile. L'integrazione, come diceva il mio collega, è una cosa che è accettata perché fa parte della globalizzazione, ma quando ci chiediamo saremmo noi nel loro paese così accolti o non saremmo noi magari gli emarginati e sarebbero loro i razzisti? Vogliamo solo che le regole vengano rispettate. Credo che in altri paesi si faccia rispettare la regola soprattutto a favore del proprio modo di vivere, non di adeguarci. E lei cosa ne pensa con l'istituzione, vicepresidente del Senato? Calderoli ha dato del rango a un ministro. Calderoli si è scusato, ha personalmente stretto la mano al ministro, per cui non credo che sia necessario continuare su una polemica e una situazione che è stata frutto di un comizio politico dove probabilmente ha esternato in modo colorito il pensiero, ma ciò non toglie che lui si è scusato e credo che a volte le persone sono più da ammirare quando si scusano e riconoscono gli errori rispetto a quando altri li commettono e non si scusano. Indubbiamente, però capisci, glielo chiedo perché nasce tutto da lì, le banane tirate, di nuovo anche oggi un consigliere della Lega a Veneto ha postato su Facebook la pubblicità del Crodino e dell'Orango, capisce che ha avuto un peso culturale quello che è successo? Guarda, io mi preoccupo di più dei problemi seri della città nostra, Cantù, che vive una realtà come in molte località, altre realtà cittadine, dove la gente ha problemi a trovare il posto di lavoro, a rimanere nel proprio posto di lavoro, ha questi problemi. Quelle che lei ha citato sono le esternazioni magari di singoli. Bisogna pensare che la collettività è una collettività seria che crede che i problemi principali da risolvere sono quelli reali. Qui è stato interrotto un lavoro di un consiglio in cui si parlava di un problema della città, un nuovo piano di governo del territorio. Per interrompere questo lavoro è comunque un atto di prevaricazione del diritto democratico che era quello di continuare a parlare di noi e nostra città. Pertanto la nostra protesta è nei confronti di un ministero che non ha una concretezza legata alla risoluzione dei problemi. Se fosse venuto Saccomanni sareste stati contenti. Ma lei si chiede se magari i paesi arabi hanno questo coraggio di istituire questi ministeri dove tutelino gli altri, cioè noi extra per loro comunitari. Se fosse venuto Saccomanni sarebbe stato contento di interrompere il Consiglio Comunale. No, assolutamente, perché bisogna rispettare le istituzioni. Io credo che alla base di ogni... Quando è stato messo i voti? È stato messo i voti? Beh, certo, ma se è stato messo i voti... Ascolti, la maggioranza vince, ha votato una maggioranza bulgara, pertanto mi perdoni. Il vero problema era che a fronte delle dichiarazioni che stiamo ascoltando del signor sindaco, come quelle del ministro, non c'era possibilità di esprimere democraticamente il pensiero di tutte le forze politiche che seguono in questo consiglio. Appunto, io da sindaco avrei consentito a qualunque forza politica, forse sarebbe stata l'occasione per poter concretizzare una manifestazione politica, che è quella cerca di comportarsi da persone che hanno a cuore il proprio territorio e non si fermano alle polemiche. Assolutamente. Scusi, stasera ci sarà un incontro ufficiale tra il ministro e un esponente leghista, è la prima volta che succede. Lei pensa che questo confronto che lei chiede ci potrà essere? Ci sono delle posizioni inconciliabili le vostre o ci sono delle cose su cui potete convergere? Credo che la Lega abbia dimostrato sempre comunque di avere a cuore i problemi discussi. Cioè, quello che noi vogliamo capire è che cosa il ministro può fare in un ministero dove ha votazioni, penso anche di scelte legislative, che non vadano a ledere gli interessi della nostra collettività, inteso tutta la collettività italiana.